Ennesimo colpo col botto tra il Milanese e la Riviera del Brenta. I ladri sono entrati in azione verso le 3.30 in via Nazionale a Mira per colpire la filiale della Banca Popolare di Vicenza. Uno scoppio violento che ha svegliato di soprassalto alcuni residenti, come ci racconta una signora al citofono. È stata proprio tipo un'esplosione. Io ho pensato fosse esploso il mio computer. E poi niente, io sono anche scesa, ho tolto l'antifurto, ho guardato fuori, io ho sentito come il rumore di una motoretta che partiva. Lo sportello automatico del bancomat è stato sparato distanti metri dal punto dell'esplosione. Alcuni pezzi hanno colpito le abitazioni. Nel frattempo i residenti avevano allertato i carabinieri, giunti sul posto con una pattuglia della vigilanza. E a quel punto ai ladri non è rimasto che raccogliere i soldi e fuggire con il bottino. Le forze dell'ordine avrebbero anche tentato un inseguimento dei ladri che durante la fuga pare abbiano lasciato parte del bottino a terra, evidentemente con l'intento di non venire incastrati con il contante in mano. Poi però sono riusciti a far perdere le loro tracce.